chiedono al governo incentivi per alimentare la nascita di imprese giovanili nel quartiere, un sostegno per le associazioni impegnate sul territorio e soprattutto l'invio di personale dell'intelligence, delle forze dell'ordine al posto dei militari dell'esercito, i rappresentanti della terza municipalità di Napoli, quartiere sanità dove l'arroganza della camorra non accenna a diminuire nonostante le reazioni della parte sana del rione. Questa mattina una delegazione della municipalità, presieduta da Ivo Poggiani, si è recata dal prefetto di Napoli per avanzare una serie di proposte da portare all'attenzione del governo e del legislatore. Ci aspettiamo, diciamo, che riponga la questione al governo e al Parlamento. È un anno e mezzo che nel Rione Sanità, ma in generale un po' in tutta Napoli, si spara impunemente e il governo e il Parlamento ancora devono prendere una decisione chiara e netta su quali sono le linee di intervento. Lo stiamo dicendo da una vita, ci vogliono i maestri di strada, ci vogliono le scuole aperte di pomeriggio, ci vuole più lavoro, bisogna finanziare un po' di start-up sul lavoro giovanile, sull'impresa giovanile, le ricette in qualche modo, non esiste la ricetta unica, ma esiste che il governo e il Parlamento inizi a prendere come una questione prioritaria il tema delle camorre e delle mafie in generale. Sappiamo benissimo che il ruolo dell'esercito è un ruolo, diciamo così, di immagine, ma dove è presente in questo momento l'esercito, ad esempio in Piazza Sanità, si è sparata tantissime altre volte. Noi lo sappiamo benissimo che con la militarizzazione non si risolve niente, ma ci vogliono risposte sociali. Il problema è che è anche un altro, però, che le famiglie di camorra, diciamo così, che i gruppi di fuoco delle famiglie di camorra sono ben risapute dalle forze dell'ordine, più volte ha invitato il questore in qualche modo, diciamo, a tutelare la vivibilità del quartiere e dei territori.